amici del Cuore Tassellato, ben ritrovati su Motocross My Passion, round 11 di un campionato MXGP, MX2 femminile e quant'altro, veramente stellare. Siamo qua a Ottobiano ovviamente e siamo in attesa delle prove cronometrate, delle gare di qualifica e soprattutto della gara di domani. Veramente dispiaciuti per l'infortunio occorso a Jeffrey Herlings, gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo e chiaramente oggi tifiamo completamente Italia. Amici appassionati, Michele Cervellin, siamo a Ottobiano per l'11° round della MXGP, della MX2, grande gara in Francia. Cosa dire, Michele? Cioè, tutto sta andando per il meglio, ti stai affiatando sempre di più con questa Yamaha del team SM Action di Giovanelli. Raccontaci un pochettino come affronti questa gara e che pensiero fai poi per il campionato. E ciao a tutti, ciao ragazzi di Motocross My Passion, ciao Adriano. E niente, Francia, abbiamo iniziato questa nuova avventura con la Yamaha, mi trovo con la moto, mi trovo veramente bene, forse mi manca ancora un po' per abituarmi, per cucire la moto a me stesso. E due buone gare, le prime due gare in Francia, sì, buona ma non come... Non come mi piacerebbe a me, diciamo, partire terzo, poi ho perso un po' di posizioni e quello non si dovrebbe. Però dai, adesso pian piano, gara dopo gara, miglioriamo. Oggi siamo qui a Ottobiano, sarà una gara difficile perché siamo in Italia ma facciamo una gara per gli olandesi, diciamo, sulla sabbia. Però vabbè, dai, daremo il massimo e speriamo farà bene. Sarà tutto anche per il caldo e sicuramente... Francia, però, abbiamo visto tutti con grande emozione il fatto che tu abbia tenuto dietro la tabella rossa durante la manche, per cui la velocità c'è da lavorare appunto sull'affiatamento con la moto. Grandi differenze per quanto riguarda la guida dalla rossa alla blu oppure tutto nel normale? Ma dopo una vita in onda c'è... sempre corso con Honda e mi sono trovato subito bene, la moto mi sono trovato anche nel guidare subito benissimo e bella stabile, mi è piaciuta molto. Sì, mano a mano cerchiamo di conoscerla sempre di più, conoscerla meglio e vediamo. Grande lavoro del team perché ti ha approntato a velocità supersonica una moto fatta appositamente per te. So che c'è una collaborazione anche con Enrico Tomasin, sta sviluppando nuove cose, insomma è sempre tutto un mondo in fermento. Sì, sono arrivato, il team ha cominciato a lavorare fortissimo, ci siamo trovati subito con un tecnico delle sospensioni, la RG3 che abbiamo fatto dei test, motore, varie soluzioni e sì, una grande famiglia, una grande, quindi speriamo bene che continui così. Ok. Michele, noi facciamo un altro giro qua nei box di Ottobiano per andare a intervistare altri piloti. Noi ti seguiamo con un occhio particolare, lo sai, per cui saluto a tutti gli amici di Motocross My Passion. Ciao ragazzi, mi raccomando, fatemi il tifo. Ciao! Compagno di squadra di Michele Cervellin, Simone Furlotti, grandissimo. Francia, raccontaci qualcosa di quella gara... che aveva preso una bella piega all'inizio, poi piano piano c'è stato una piccola tornare indietro. Ma innanzitutto ciao a tutti. È andata bene alla fine. Alla fine è andata bene perché sì, col problema che ho avuto d'inverno, quegli ultimi 5 minutini faccio un po' fatica, quindi alzo un po' i tempi. Ovviamente è al mondiale, quindi
iniziano dalla prima curva a tirare, quindi il livello è molto alto. Siamo riusciti a starci lì fino alla fine, ovviamente alla fine abbiamo perso un po', però dai, va bene così. Va bene. Però la cosa bella è rivederti con una velocità appunto che ti può permettere di arrivare molto in alto. La partenza è stata una buona partenza, chiaramente poi, come dicevi tu, il livello si è alzato tantissimo quest'anno, dalla MXGP, MX2, ma anche l'europeo, addirittura il femminile, vediamo di quelle cose incredibili, per cui è il momento. Sì, no, per quello assolutamente, il livello è abbastanza alto e sono contento di essere dove sono, perché purtroppo causa quell'infortunio lì non ci voleva. No, sono contento di essere ritornato lì dove ero gli anni passati, quindi dai, sono contento assolutamente. Bene, per cui non ti chiedo come sta andando poi il recupero, se sei al 100%, all'80%, lo vedremo nel corso del campionato. Lo vedremo quando alla fine non calerò così. Per cui mi metterò io a bordo pista a farti il tifo con un bastone per gli ultimi giri. Ottobiano, come hai trovato la pista? Hai fatto una ricognizione penso già ieri, ti vedevo camminare appunto sul tracciato, come l'hai trovato? Diverso dall'anno scorso, simile o? Hanno cambiato un po' di salti, modificato un po' i salti, un po' più alti, un po' più bassi, ma il giro sembra quello, quindi non è cambiato niente. Okay. Non hanno girato il verso. Va bene, Simone, noi intanto dita incrociata e non diciamo niente, aspettiamo appunto le prove libere, le prove cronometrate e chiaramente la gara di qualifica e la prima manche. Te l'ho detto, mi vedrai a bordo pista e ti griderò dietro qualcosa. Ci conto. Chiara Fontanesi, Ottobiano 2018, siamo qua per la prova di mondiale. Come hai trovato la pista? Prima di tutto ciao. Ciao a tutti, la pista diciamo che è questa, è quella su cui ho girato finora. In pista vediamo un attimo com'è, perché ovviamente non sono ancora entrata. Però a parte qualche piccola modifica penso che alla fine non ha niente di diverso da come l'abbiamo provata. È molto bella, è una delle mie piste preferite, penso che si possa fare bene e quindi spero di divertirmi. Non diciamo nient'altro, non facciamo, facciamo vedere le dita incrociate perché siamo in fase di recupero e dobbiamo arrivare là in alto sicuramente. Ce la metterai tutta. Il caldo potrebbe essere un momento di difficoltà per molti o pensi che ormai siete tutti e siete tutte super preparate a questo? Ma guarda, penso che ormai chi più chi meno è allenato e le prime tre sicuramente non sarà il caldo a metterle in difficoltà e quindi bisogna fare... Sarà la Chiara? Che le metterà in difficoltà. Speriamo di sì, dai. Speriamo di fare una buona partenza e fare il mio ritmo. Se riuscissi a fare una gara come quella che stavo facendo Arco di Trento sarebbe per me il top. A prescindere dal risultato mi sono divertita tantissimo. Ho fatto il mio ritmo, infatti mi ha portato a fare un grandissimo recupero ed essere là davanti e se riuscissi a fare questo con una bella partenza sarebbe perfetto. Grande preparazione fisica, quanto ti impegna durante la settimana? Poi ti lasciamo andare perché fra poco ci saranno le prove libere, è giusto poi che ci rivediamo dopo le prove. Ah, bisogna allenarsi molto, comunque soprattutto sapere qual è il tuo limite
e in base a quello sai quando hai bisogno di allenarti e quando hai bisogno di riposarti. Io ormai ne ho fatti, è decimo anno al mondiale, c'è stato l'anno che mi sono allenata di più, l'anno che mi sono allenata di meno. Sicuramente quello che mi sono impegnata di più di tutti è stato l'anno scorso, che mi allenavo 3 volte al giorno, però alla fine ho visto che non serve a nulla andare oltre, l'importante è fare il giusto. Bene, per cui ci vediamo dopo le prove, dopo la prima manche, per vedere un pochettino com'è andata e in bocca al lupo. Morgan Lesiardo, Ottopiano 2018, come va? Sì, ciao a tutti, tutto bene, dai, finalmente una pista che mi va un po' più a genio e speriamo bene, tutto bene per ora, dai. Ascoltami, a livello tecnico sei supportato bene, qualche difficoltà di adattamento, che altro? Perché ti aspettavamo tutti là in cima, c'è stato un pochettino di apprensione nel vederti faticare? Sì, purtroppo quest'inverno ho avuto qualche problema e quando non si va forte, non si è al top, non si è mai nessuno, quindi è sempre difficile, però ho sempre lavorato duro fin da quando ero un ragazzino piccolino, 65, quindi non mollo adesso dove potrebbe essere la mia occasione, quindi continuiamo a lavorare, speriamo che qua una pista, diciamo, un po' meglio per me a casa, riesco a fare molto meglio. Morgan, io ti dico solamente una cosa, noi non ci dimentichiamo di te, sei il campione europeo, per cui lascia da parte questi cattivi pensieri del fatto che se non arrivi in cima non sei nessuno, la gente che sai che vive questo ambiente ti deve dire grazie, per cui metticela tutta come sempre fatto e sicuramente ti vogliamo vedere nelle posizioni che ti competono. Certo, grazie mille, che ci sono alcune persone che ci credono sempre e niente, darò il massimo anche qua come sempre e spero di farvi divertire come l'anno scorso. Bene, e ci vediamo poi dopo le prove, la gara di qualifica, vediamo un pochettino che cosa succede, noi siamo con te. Forza Morgan! Grazie, ciao! Siamo con Riccardo Boschi, team JK Racing, grandi novità, grande team, tantissimi piloti e in più una nuova collaborazione con un pilota che ho nel cuore. Ah sì, grande team, dai, diciamo grazie. Sì, abbiamo diversi piloti, diciamo in tutte le classi. Fai un elenco. Sì, abbiamo nell'Europeo 125 abbiamo Adam Kovacs, che è un giovane a 15 anni, ungherese, e Yamaha ci conta tanto su questo ragazzino perché lui praticamente viene dall'85, ha fatto delle buone stagioni in 85, ora è passato in 125 il primo anno con noi, però si sta difendendo bene, diciamo. Poi abbiamo sempre il nostro Manuel Jacopi, che ora sono diverse stagioni che è con noi, e lui è nella 300, era finora nei primi 5 della classe 300, per una piccola defezione nell'ultima gara è scivolato in sesta posizione, però è sempre lì, e più quando non corre nella 300 fa qualche gara 250, europeo 250. Poi abbiamo altri piloti come Tim Edberg, che si sono infortunati, Brad Todd, che anche lui si è infortunato in inizio stagione purtroppo, e lui oltre a fare il campionato europeo fa anche il campionato inglese. E poi passiamo alla MXGP e alla MX2, che abbiamo
sia Ivo Ponticelli in MGP, che anche lui al suo primo anno sta andando benissimo, direi. Ha fatto una grande gara e ci ha fatto vedere l'Ivo Ponticelli di una volta in Francia a Saint-Jean-d'Angély. Sì, domenica ha fatto veramente una gara superba, bellissima, la seconda manche, peccato per la prima, che anche nella prima era appunto caduto, però veramente veramente una bella seconda manche in decima posizione in MXGP, non è semplice alla prima stagione. No, anche perché il livello della MXGP, ma come quello della MX2, lo dicevo prima anche con Chiara Fontanesi e Michele Cervellin, l'asticella si è alzata tantissimo, per cui tutte le categorie hanno fatto veramente un passo in avanti incredibile, che non penso sia un fatto tecnico, ma proprio di piloti che si impegnano sempre di più e riescono a trovare delle velocità fino all'altro ieri sconosciute. Sì, in effetti è vero, la MX2 è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, è veramente un livello alto. Anche lì abbiamo un pilota, è Anton Gol, peccato per Anton che lui è ripartito solo da due gare per un infortunio a inizio stagione, infatti ha saltato l'Argentina e tutto il resto, è rientrato due gare fa. Però come dicevi te il livello è altissimo. La questione è anche dei continui infortuni, tu a che cosa la imputi? Cioè, perché vediamo sempre nella pre-season sempre di più piloti che non riescono neanche a iniziare il campionato. Secondo me un po' tutti questi infortuni sono dovuti anche al Il livello è molto alto, quindi i piloti sono sempre al limite di tutto e purtroppo le moto vanno sempre più forte e le piste sono rimaste le solite e quindi quando cadi duramente, specialmente con il 4,5, se cadi veramente forte. E riguardo al pilota che mi dicevi prima... Sì. Lui... Anche perché, scusa se ti interrompo, mi viene il brivido solamente a menzionarlo, ma voglio che lo faccia tu. Sì, va bene, Christophe Purcell, conoscete tutti, è un pilota conosciutissimo sia nel mondiale che in America. E no, niente, abbiamo fatto una piccola collaborazione, che lui è rientrato in Europa, mi ha chiesto se sarebbe piaciuto occuparsi un po' anche collabora con Just One, esatto. E con Tony Amoriello, sì, per cui sì. l'abbinamento era normale. Esatto. No, abbiamo fatto una piccola collaborazione che lui seguirà Ivo Ponticelli soprattutto, più mi darà un'occhiata anche agli altri piloti, negli allenamenti, sulle gare, qualche consiglio che non fa mai male per i giovani e vediamo, per ora sta andando tutto bene. Team di Racing, Ottobiano 2018, continua a ripetere Ottobiano 2018, ma ormai sappiamo tutti che quest'anno sì. Gara di mondiale MXGP, MX2, 125, femminile, c'è di tutto. Mattia Guadagnini, 16 anni, mannaggia. Ah, sì. Stai andando alla grande, hai fatto delle gare splendide, hai vinto due gare di fila. Come ti senti? Ti vedo sempre sorridente, sei bellissimo da vedere perché esprimi veramente gioia e contentezza per quello che stai facendo, bravo. Ah sì, dai, devo essere contento perché ultimamente sta andando bene, quindi dopo l'infortunio ho vinto due gare del campionato europeo di fila, quindi dai, vedo che sto andando bene anche adesso qui con il 2,5 sono qualificato, quindi sono contento insomma. Bene, come hai trovato la pista? Hai già fatto le prove libere, pista uguale, l'anno scorso non c'eri? C'eri, non mi ricordo, vedi che la memoria sta andando. Hai trovato differenze dall'anno scorso a quest'anno? Qualche problema in più? No, dai, la pista più o meno è quella, salti un po' diversi dall'allenamento, ma è normale ad ogni gara, terreno fresato, più morbido, cambia solo la cilindrata rispetto all'anno scorso, però dai, mi piace. Dimmi la verità, questo poi ti spiego anche il perché ti faccio questa domanda, più il 125 o più il 2,5-4T? Beh, 2,5-4 tempi, non lo so, 2,5-2 tempi mi piace tanto. Sì. Poi vabbè, con 125 sono forse un po' penalizzato perché sono grande, però con questa è perfetta, diciamo. Bene, per cui noi ti aspettiamo adesso poi
per il proseguo del programma, tifiamo per te, mi raccomando non mollare e non perdere questo bellissimo sorriso. Passiamo a Corrado Maddì, cosa dire, pluricampione, icona del motocross e quant'altro. Il team come sta andando? Sta andando bene, visto che sì, appunto Guadagnini sta facendo... Ma in effetti noi quest'anno diciamo, abbiamo lavorato per lui perché pensiamo che questo ragazzo abbia delle potenzialità, diciamo. E quindi insieme a Husqvarna, insieme a, anche alla federazione ci sta dando una mano, ai nostri sponsor, speriamo di poter fare un percorso che lo porti un giorno a lottare con veramente quelli bravi. Vedi in lui appunto la dose di talento che ha dimostrato nelle ultime due gare, pensi che lo riesca a mantenere anche sotto pressione? Lo vedo un ragazzo molto equilibrato. Ma dal punto di vista emotivo non ha grossi problemi, devo dire, cioè è un ragazzo che non si fa prendere dall'emozione. Fa ancora un po' di errori, ma è chiaro, sono dovuti alla giovane età e quindi sarebbe strano se non li facesse, fra virgolette. E quindi lui si deve migliorare in questo, cercare di fare meno piccoli errori, certo. Come ha commesso la prima gara a Valkeswad, che gli ha procurato la frattura della clavicola, una piccola scivolata, stupida, ma e compromette il campionato. Sono cose che segnano. Gli servirà come esperienza per il prossimo anno, perché per vincere i campionati non devi fare sbagli o comunque meno possibile male. E non farsi male, perché altrimenti ti pregiudici la stagione. Per cui su cosa avete lavorato di più, visto che siete l'unica due tempi in gara? No, c'è anche altra. Ma ti devo dire, non ci crede quasi nessuno, ma questa è una moto levata dalla scatola e non abbiamo toccato niente. Anche perché onestamente il nostro lavoro per quest'anno, il nostro obiettivo è l'Europeo 125. E abbiamo fra l'altro deciso di venire a fare questa gara, io e mio figlio domenica, mentre tornavamo con il camion dalla Francia, ho detto ma perché non proviamo a fargli fare la gara a Ottobiano, visto che non c'è concomitanza, la moto c'è, col 2,5 lupo corre insieme all'MX2. E quindi potrebbe essere una bella esperienza per Mattia. Ci siamo messi in moto, licenze, nulla osta, permessi. Se le meritava. E quindi noi abbiamo fatto di tutto per farlo essere qui, anche perché l'unico Gran Premio in Italia, l'unico, Arco, lui non ha potuto gareggiare per l'infortunio, e quindi ci sembrava giusto farlo adesso, gareggiare e farlo, diciamo, un po' di ragazzi lo seguono. È un momento di crescita anche per lui, anche perché si relaziona con i piloti di alto livello che magari sono già quasi arrivati o arrivati addirittura. Arrivati anche questi no, però sono uno step un po' avanti a lui e quindi ha solo che da imparare da questi ragazzi. E quindi lui deve acquisire il più possibile, cercare di rubare quegli occhi. Mi cascava l'occhio su un particolare, la guarnizione del cilindro e quella di serie? Posso garantire che il motore non è stato aperto, io l'ho levato dalla scatola. Vedo un altro colore. Il pistone monta, non so niente. Va bene. Corrado, ci vediamo nel proseguo del programma qui a Ottobiano, in bocca al lupo per tutto e ci vediamo. Grazie a voi, buon lavoro. A presto. Alessandro Lupino con Cristian Ravaglia ti tiene sempre sott'occhio, ti tiene sempre sotto pressione. Grande gara anche a Saint-Jean d'Angély, hai fatto un bel freestyle, abbiamo visto tutti, ci hai regalato grandi emozioni. Che cosa ti aspetti qua a Ottobiano? Sì, Ravaglia mi tiene sotto controllo, non mi lascia libero un attimo. La mattina mi viene a svegliare, la sera mi porta a dormire, dai. Però stiamo facendo un bel lavoro e sono contento. Sto facendo un po' troppi errori in qualche gara, come domenica in Francia, lì c'eravamo bloccati in una curva e ho perso l'equilibrio, ho lanciato la moto, perciò il passo è migliorato moltissimo, dai primi siamo molto più vicini, perciò questo è quello che conta e con meno errori possiamo combattere con loro tutte le gare. Questo salto prestazionale, perché hai avuto un bel salto dall'inizio di stagione, è dovuto al maggior affiatamento, a qualche modifica che hai fatto sulla moto, una tua predisposizione mentale per recuperare la velocità che hai sempre avuto? È tutto un insieme, il lavoro che abbiamo fatto d'inverno, che poi c'è stato un infortunio a Riola, perciò ci avevamo un po' fermato, e il lavoro insieme al team. Abbiamo trovato un giusto setup per lavorare sia in allenamento che in gara e sta portando i frutti. È sempre così, se si lavora bene a casa poi i risultati vengono. Noi
noi il passo più importante lo facciamo in allenamento, in gara è solo la parte minore. Non so, purtroppo abbiamo visto un grave infortunio appunto durante gli allenamenti, sempre per cercare quel pelo di velocità in più di Jeffrey Herlings. Speriamo che si rimetta più fretta possibile, perché il campionato del mondo chiaramente lo vuole ai massimi livelli. Cristian, come si sta comportando il ragazzo? Tutto bene, dai, stiamo lavorando bene. I risultati che contano sicuramente arrivano, siamo contenti e speriamo che qua in casa facciamo un bel risultato. Per cui rimaniamo con le dita incrociate, vogliamo la velocità appunto dei primi, perché l'abbiamo vista già nelle gare precedenti. Volevo fare una menzione a tutti gli appassionati che hanno seguito anche Christian, che è un grandissimo pilota, è arrivato quarto nella gara di... Quarto è la medaglia di legno, gli hanno regalata, è 2 anni che fa quarto, perciò non gli fate complimenti, dategli uno schiaffone come lui fa a me. Adesso quando lui fa quarto al mondiale poi ne riparliamo. Per cui bravo Christian, e grande lavoro della Polizia di Stato con le Fiamme Oro, che state dando una grossa mano a questi giovani che stanno venendo su. No, beh, tu ormai sei un veterano anche tu. Sono sempre in crescita anche i grandi. Dai, vi lascio andare a cambiare. Ciao Lupo, e mi raccomando, dacci e regalaci emozioni. Team Honda Red Moto Asso Motor, sono con Alfredo Bevilacqua, team manager appunto del team. Come sta andando qui a Ottobiano? Caldo? Caldissimo, buongiorno a tutti, caldissimo. E non ci presentiamo al 100% perché proprio giovedì abbiamo avuto il responso medico sia da parte dello specialista che segue Petrov, e purtroppo si era procurato una frattura ad un dito 2 Gran Premi fa, ha corso lo stesso, poi ha dovuto fare accertamenti perché questo dolore non gli permetteva di correre al 100%, e si sono accorti che ha sempre corso con un dito fratturato e adesso devono operarlo, perciò lo stop forzato per 4 settimane. Iasi Konis sabato in Francia stava facendo una bella qualifica, in un doppio salto ha avuto un contatto con il pilota che lo precedeva, che Sirle, che non ha fatto il salto, è caduto pesantemente e anche lui una settimana ferma, purtroppo a Ottobiano non potranno correre. Ci presentiamo al 50% perché siamo presenti con i 2 piloti dell'Europeo, Alberto Foratto e Mathis Boiramé, che proprio domenica in Francia, in casa sua, ha conquistato la prima tabella rossa nell'Europeo per noi, e perciò lo stiamo seguendo al 100%. Alberto oggi ha avuto un attimo di difficoltà, abbiamo fatto il primo turno di prove libere e qualifiche, però confido in un buon risultato in casa. Bene, speriamo per Alberto Foratto, che ha bisogno comunque di farsi vedere appunto nella top 10, perché le moto sono iper competitive. Abbiamo visto quella di Boisaramé che va molto forte, e chiaramente è dovuto anche a un pilota che ci dà tanto gas. Grande soddisfazione per voi, sono risultati che il team Honda Red Moto Asso Motor ha bisogno. Sì, sicuramente, perché questo per noi è il quarto anno nel mondiale motocross e nell'Europeo, perciò abbiamo fatto i primi 3 anni tutti in salita, tanta esperienza con il team del mondiale, siamo cresciuti molto, e nell'Europeo fortunatamente, che è la categoria un attimo inferiore, però stiamo facendo bella figura, onde Europa sono contenti, perciò abbiamo spinto molto e lavorato molto. Il 250 è nuovo quest'anno, assolutamente inedito, c'è stato tanto da lavorare, ogni gara ci presentiamo con un piccolo step migliorativo, e questo, come hai detto tu, si vede, il pilota riesce anche a sfruttarlo, perché molte volte porti una moto competitiva però il pilota non riesce a sfruttare tutti i cavalli, invece Matisse è veramente dal 101%. Grande lavoro da parte vostra per quanto riguarda i motori, e anche un bel grazie a Enrico Tomasin, che vi cura la parte elettronica e con qualche altra chicca, se non sbaglio. Sì, assolutamente, con Enrico sono tantissimi anni che collaboriamo, già da quando correvamo al Mondiale Motarde, quest'anno ci segue, e da quando siamo cresciuti molto in classifica nell'Europeo costantemente richiedo la sua presenza. Con lui facciamo tutta l'elettronica, stiamo utilizzando nel 250 il doppio iniettore, che ha dato un beneficio notevole alla moto, e però necessita assolutamente la presenza sua in pista, sia per l'acquisizione dati, che è importante,
e per mettere sempre appunto le mappe nelle varie situazioni, perché noi il campionato inizia a marzo e finisce a settembre, perciò le temperature come oggi sono elevatissime. In marzo avevamo la neve in Olanda, perciò cambiano molti parametri. E penso che anche lui sia molto contento di questo lavoro, perché insomma quando siamo sul podio è ovvio che il lavoro è del pilota ma di tutto il team al completo. Infatti Enrico è molto contento di questa vostra collaborazione, anche perché subentrata chiaramente un rapporto di amicizia, e grazie alle centraline Vortex che la fanno da padrone anche negli Stati Uniti. Lui è un grande tecnico e un bel abbinamento. E ospite di Motocross My Passion, un grandissimo pilota, ho tifato quando era in carriera, cosa dire, uno tra i più grandi motocrossisti al mondo, Christophe Purcell. Hi Christophe. Hi. Welcome in Italy again, one more time. And so, tell us your future program for the 1918. The program is, I walk for just one, so all the helmets that we see behind me, I'm the ambassador of the brand, so I just represent everything for them at the race. I like the product and I like the people that I walk with, so I enjoy coming to the GPs, and we have very good gear, very good helmet, goggle, gloves. So. I also wear the gear, so I love walking with those guys. We are very honored to have you here in the broadcast, and so I follow you for all your career, and so you give us a very great emotion and riding style and so on. Just a few questions about the MX GP and MX to 1918. Very high level, maybe too much injuries for the riders. Now motocross has evolved, so I think the speed is very fast for sure. So when you crash, it is always very dangerous at this point, and you get injury. But 10 years ago, I crashed and I got injury, and Tony Caroli got injury also. We always get injury. Like I said, it's a dangerous sport. We choose to risk our lives. So when you jump on the bike, the risk. And then we saw Erling's broke his clavicle last week, but clavicle is not that much for motocross, so yeah. It's a small injury, but it we know that every weekend somebody is getting injured. It's just a very dangerous sport. Maybe it's very a mind problem than physical problem. It's just the fact that it's there's a lot of jumps, and the track is very challenging, and there's a lot of race. So this year there's 20 MXGP, so after 10 round is your body gets tired, and then if you crash, then if your body is tired, then you get injury. So it's You see any new talent coming in MXGP and MX2? For sure, Prado is he has a good style, so I think he can be very good on the 450.
Paul Jonas also is very good. I'm not sure if he will be good on the 450 yet because he's very aggressive, but he's a good rider for sure. But Prado, I think, is probably the next generation for riding style and MXGP. Yeah, good. What different for US motocross and supercross and European? I know it's a very basic question. In the US, for we have supercross, so it's very big. And then we, you know, supercross, there's a lot of jumps, so we see a lot of injuries, a lot more than motocross. But otherwise, to compare motocross in USA or motocross in MXGP, I think the organization here, they are focused on MXGP, so the hospitalities and the trucks and everything around, you know, the pit lane, the paddock, and the skybox, all this is very, very big here in MXGP, and I think is a good thing for, you know, the world championship. It's just the difference, but I mean, supercross also in the US is amazing. Motocross is, the infrastructure around is not very big, but the tracks are amazing, and they do a very good job. It's just all different, but yeah, for sure in the US motocross is just a bit smaller than here, but it's good to see different things. Yeah. So they all have good things, I guess. It's very good show for the people watching it on TV and on the tracks. Yeah. I mean, you want to see, you know, good racing. You want to see good track. You want to see, you know, the people that enjoy what we do. So I think now those days, I think they do a very good job. And the big money coming around. I mean, with all the journalists and the TV and the press and the magazine, it helps our industry to get bigger. I think today is more professional than 10 years ago or 20 years ago. So I enjoy coming to the race and seeing the people that enjoy what we do, because it's still, you know, we still risk our life, and it's good that we see people, you know, that, you know, they look after us, and they see that what we do is very dangerous. Good. Christoph, what I can say? Thank you very much. I hope to see you again in Italy, maybe in just one factory, and and so on. Thank you very, very much. Thank you. Ottobiano 2018, Tony Amoriello, just one in vetta con tantissimi piloti, col nuovo abbigliamento. Un saluto a Tony Amoriello. Ciao. Ciao, un saluto a te e agli amici di Motocross My Passion. Ti vedo già stanco, ci siamo già visti ieri in zona Cesarini, per cui grandi camminate, grande parlare, grande fermento in questo mondiale motocross. Cosa bolle in pentola di nuovo? Avremo modo anche poi domani di fare due chiacchiere per vedere un pochettino i risultati degli uomini Just One. Allora, dal punto di vista delle novità, siamo qui soprattutto per presentare la collezione 2019 alla Forza Vendita Italia, e questa è la cosa più importante in questo weekend. E tutti i prodotti che sono qui esposti nella nostra hospitality sono appunto i prodotti che saranno presenti nel catalogo 2019. Per quanto riguarda invece l'aspetto più sportivo, stiamo lavorando per portare sotto i nostri colori qualche pilota in più per l'anno prossimo e magari qualcuno anche un po' importante. Bene, per quanto riguarda il mercato americano, c'è qualche novità per Supercross National poi per il 2019? C'è qualche contatto o vi state focalizzando per quanto riguarda l'Europa? No, stiamo lavorando anche sul per quanto riguarda l'America, il mercato americano, ma anche le attività sportive in America, chiaramente. Abbiamo dei contatti importanti che si stanno definendo. Dovremo nei prossimi 15-20 giorni al massimo avere già un paio di nomi, di cui uno importante, e proprio in ottica di questa scelta che
che l'anno prossimo ad inizio 2019 presenteremo la collezione 2020 proprio negli Stati Uniti a Los Angeles e probabilmente in occasione di una gara di Supercross, quindi sposteremo un po' più l'interesse e l'attenzione sul mercato americano senza tralasciare chiaramente l'Europa, che per noi rimane un punto di forza. Anche perché il mercato americano ha un grosso assorbimento appunto per quanto riguarda il vostro materiale, c'è grande fermento, avete avuto piloti come Blake Baggett al vostro, il Chupacabra, nelle vostre fila, speriamo di avere delle notizie in anteprima da te, non darle a nessun altro se non prima a noi. Prima di tutto a Motocross My Passion, sicuramente. Niente Tony, adesso ti lasciamo fare tutti i meeting che hai, è stata una grandissima emozione avere qua sotto il tendone Just One Cristoffo Purcell, l'ho seguito per anni, è veramente un grande brivido per me, un grande pilota, un grande personaggio ed è ancora un ragazzo, perché ricordiamoci, ha finito la carriera dopo aver vinto tutto in America e in Europa, si è ritirato e ha 29 anni solamente. Sì, sicuramente Cristoffo è uno dei piloti più importanti del panorama internazionale degli ultimi 10 anni. Ha vinto un campionato del mondo, ha vinto il Supercross negli Stati Uniti, quindi sicuramente una missione che è riuscita a pochi. Ha fatto con i nostri colori gli ultimi 2 anni della sua carriera, per questo motivo e in ottica anche futuro abbiamo deciso di inserirlo all'interno della nostra azienda come primo ambasciatore del marchio Just One e credo di aver fatto una cosa molto interessante. Grazie. grazie a lui. Grazie a lui che ha passato con noi un certo periodo e ci ha dato tanta visibilità negli Stati Uniti e continuerà a lavorare con noi occupandosi anche dello sviluppo prodotto. Intervista d'obbligo a Giorgia Giudici qua a Ottobiano, purtroppo ti vedo stampellata, abbiamo saputo appunto del tuo infortunio, raccontaci un pochettino come sta andando e che previsioni hai per il rientro. Sì, sto migliorando piano piano ogni giorno. Questo infortunio purtroppo è abbastanza lungo rispetto agli altri perché ho avuto diverse fratture, ne ho avute 17 su 26 ossa del piede, quindi è un lavoro un po' più lungo. Sono stata sottoposta a 3 interventi e adesso sto aspettando il terzo mese di stop, poi potrò iniziare a fare fisioterapia e a settembre dovrò essere sottoposta a un altro intervento per rimuovere i rimanenti fili. Purtroppo bisogna vedere di aspettare l'anno prossimo, non ho ancora tempi ben precisi purtroppo. Giorgia, mi raccomando, non cercare di accelerare perché ho parlato con il papà, tu vorresti già rientrare fra un mesetto, ma prendi la cosa con calma perché questo qua è il futuro anche della vita normale, per cui prendi con calma, fai mente locale per il 2019, cerca di recuperare al 100%. Noi di Motocross My Passion ti aspettiamo. Grazie mille a tutti voi per il supporto, grazie. Grande personaggio in seno a KTM ormai da tantissimi anni. Tantissimi anni sì, grande personaggio no. No. Dai, presentati. Ma niente, lavoriamo per KTM dal 2004, siamo nel reparto marketing, siamo in tanti. E ovviamente alle gare siamo sempre presenti, perché sì, veniamo dalle gare e quindi nelle gare ci piace essere sempre in prima linea con lo spirito ready to race. Come sempre. Come sempre. È il motto di KTM da sempre, grande, grande effort da parte di KTM in tutti i campionati, dalla MotoGP, motocross e qualsiasi altro sport motoristico. Che cosa vuol dire per KTM essere presenti con questa grande forza? KTM da sempre diciamo fa derivare i suoi prodotti dalle competizioni,
ovviamente la competizione e lo slogan Ready to Race non è soltanto, come hai detto bene tu, un motto, ma è uno stile di vita, no? Certo. Quindi venire dalle competizioni ed essere presenti in tutte le competizioni che dopo poi possono consentire ad un marchio come KTM di sviluppare un prodotto che va in mano al cliente finale come me te, sì, è fondamentale. Questo è qualcosa che l'azienda ha a cuore. Ha a cuore e in cui crede da sempre. E oggi c'è l'MX GP, c'è la MotoGP a Barcellona, ci sono tante cose. Ovviamente sempre e comunque anche a vantaggio dell'utente finale. Assolutamente sì, anche perché siamo tutti utilizzatori e andiamo ancora in moto, per cui sempre più piano, ma ci andiamo sempre. Ma forse anche con più divertimento, forse quando correvamo eravamo sempre sotto pressione, invece adesso lo facciamo proprio per libero sfogo. Con un po' più di testa e col polso un po' più chiuso, con sì, molta attenzione. Il campionato di quest'anno, 2018, fantastico nella MX GP, MX2, KTM sempre ai vertici, due piloti in testa al campionato MX GP, MX2, in America un Marvin Musquin stellare, che cosa dire? Che siamo estremamente soddisfatti, e questo ci fa molto piacere, e ovviamente le squadre lavorano molto bene, noi ne subiamo i benefici e questo non può che farci piacere, ovviamente, con anche tanti giovani che grazie a KTM dal minicross in avanti possono farsi largo, no? In uno sport dove comunque il pilota per fortuna ancora conta molto. Fa la differenza. Assolutamente. Per cui ci vediamo in queste due fantastiche giornate qua a Ottobiano, facciamo il tifo per tutti, vinca il migliore come sempre. Soprattutto per gli italiani e poi ovviamente anche per KTM. Certo. Ci sono i fan che ti salutano. Sì, grazie. Ciao, grazie. Buon lavoro. Ciao a tutti. Ciao. Ottobiano, mondiale femminile, ben ritrovata sulla linea di partenza Francesca Nocera. Sì, ciao a tutti, sono davvero contenta di essere qui, la mia forma fisica non è delle migliori, però sono contenta che sono qui, quindi lotto anche io per la gara. Vedo il papà che ti fa le linguacce, per cui vuol dire che dai, lo spirito è alto, c'è Matteo che ti segue sempre come un'ombra. La moto come va? Non ti chiedo il fisico come va, sappiamo che ci sono stati un po' di problemi, stai recuperando. Sì, la moto va bene, a poche ore, quindi è fresca, da una parte va bene, bene, vediamo come va la gara. Dai. Ok, mi raccomando Francesca, facciamo il tifo per te, un passettino alla volta ritornerai nella top 5. Sì, speriamo. Ottobiano MXGP, sono con Maximilian Nagel, con vicino alla sua moto numero 12 TM. Grande prestazioni appunto di Max nelle ultime gare, 12esimo e 13esimo in Francia, e adesso gli chiediamo un po' come sta andando. Hi Max, how are you doing? Yes, everything's fine, thank you. Fine, you smiling. It's a good moment for you. You develop the bike very well, and so in France we saw the old Max. Yeah, it was a bit better in France, and now I'm happy because we are in Italy. I've been in Italy already for so many years, and now I'm in an Italian factory team with Marco as my boss, and the team is so good, you know, like familiar. It's their home TGP, so I try to be good as possible, you know. I'm happy for them, and I hope I can make a good result for TM Racing this weekend. Yeah. What do you think about the level, MXGP level this year? It's very high. Yeah, it's really high, and I think it's one of the only series in the world where currently in the moment there's 5 world champions riding, and everybody can always win, you know, and it's so difficult to compare with them. Even if you make only a top 10 result, it's already really good, and you need to work really hard for it. I know, because we remember the TM from Pesaro is very small entity in MXGP, like no Honda or Kawasaki or Nayama, and so very good work about this team.
What do you expect from this GP? Like I say, I hope I can make a top 10 result. Would be really good. Maybe we can make even the best results so far of the year. Yeah. That's my goal for the team, because like I said, it's the home GP from them, and that would be really nice to give us a present. Yeah, and for you too. Yes, of course. Yes, of course. Because motocross, say ciao to motocross my patient. Ciao motocross my patient. And see you tomorrow. Yes, see you tomorrow. Thank you. Round 11 of the FIA Motocross World Championship, the Fiat Professional MXGP of Lombardia at Ottaviano. Thomas Covington with a hole shot in the MX2 qualifying race as his teammate Thomas Kjær Olsen fell at turn one. Covington led, closely followed by the 46 of David Puches. He was nudged aside by Jorge Prado but regained second place as championship leader. Paul Jonas was in around 6th or 7th place battling with Ben Watson on a Kamiya Yamaha. Calvin Vallandra also made a good start for HRC. Towards the end of the first lap, he was around about 5th place. And Watson tried to make an early move on the South African. As the race went on, Jonas got onto the rear wheel of his teammate as they battled over 3rd place. Eventually made the pass through the waves. Both riders a little bit untidy out of the turn. But by the end of the straight, Jonas was through. Covington, though, was pulling clear at the head of the field. The gap between him and Porches was starting to open up. Vallandra was happy in 5th ahead of Ben Watson. Ike Larrañaga was good in 6th as well. Jonas cut down the inside of Porches. Eventually, he made the pass stick to go into 2nd. And he was already a few seconds down on Covington, the race leader. Prado quickly followed his teammate past the Dutch rider to get himself into 3rd, around about the halfway mark of the race. As Vallandra lined himself up for a pass on the 46 as well, he was successful to go into 4th. Watson was next to move into 5th. All of a sudden, Puches was down in 6th. But from 2nd, Paul Jonas fell to 5th, and that's where he would stay. Thomas Kjær Olsen charged through the field. He eventually got himself up into 9th position with some hard riding. And Conrad Mews was having a good ride as well, eventually coming home in 7th for Hitachi Acer KTM. But it was a win for the 3rd time for Thomas Covington from Prado, Vallandra, Watson and Jonas. David Puches came home in 6th for his best qualifying of the year ahead of Conrad Mews and Ike Larrañaga. Yeah, you know, I just got the hole shot there, and that's what we've been working for these last few weeks, like I said. And after that, just I tried to get a gap at the beginning where I could just kind of relax and maybe find some different lines and just try to save as much energy as possible. The track out there is really, really, you know, physically demanding, and just want to have a little bit left in the tank for tomorrow. But yeah, the bike's running great. I think Rockstar Energy, Husqvarna, now FMF, Traxxas, the fastest name in radio control, 100%. Everybody helping me out. Thank you. In the MXGP qualifying race, over on the far side, Tim Geiser went down at turn one after getting squeezed by Romain Fevre. Tony Cairoli also caught up in that as well. He stayed up but would fall later on the lap. But it was Jeremy Siwa on the Volvo Yamaha and Romain Fevre from Monster Energy Yamaha that led the way from Tommy Searle on the bike at Dixon DRT Kawasaki. Kevin Stryber so quickly moved aside the Brit to go into 3rd for Standing Construct KTM. Gauthier Paulin was up there as well, but his teammate Max Anstey was ahead of him, giving chase to the Monster Energy Kawasaki of Clément de Sal. Cairoli was charging hard through the field, but his early part of the race was littered with mistakes as he looked to rectify his mistake at turn one. Siwa and Fevre cut dashing figures at the head of the field as they pulled away from Strybos. Cairoli accepted a move around the outside of Boutron to get himself into 20th, but there was still a lot to do. Fevre, though, on lap 5, eventually found his way past Jeremy Siwa to take over the lead. Tony Cairoli continued his charge through the field with that move on Geiser.
put him up in around about 15th position as Paul Ann found his way past Strybos. Next up on the list was his number 99 teammate, Max Anstey. The two Rockstar Energy Husqvarnas would eventually come home in fourth and fifth. The best result in qualifying for Max Anstey in 2018. In the closing stages of the race, Jeremy Seewer on the Wilbo Yamaha found his second place under threat from the Monster Energy Kawasaki of Clermont de South, Roger Paulin. As Simpson dealt with a threat, but not for long, of Kai Rolick. But then again, not many people did. Even Lupino succumbed to the hard charge of the nine-time champ. But it was a first qualifying race win of 2018 for the Monster Energy Yamaha Roman Federer, a best qualifying of the year for Jeremy Seewer in second. The final turn, Kai Rolick charged past Van Horbeek and Tommy Searle to nail seventh at the flag. So Fevre wins from Seewer to South third, Paulin four, Anstey is best result of the year in fifth, Strybos likewise in sixth, Kai Rolick and Searle, you top eight. Yeah, I'm really happy first. Take a good start. Second, almost all shot, and then I was following Jeremy Seewer for a few laps, looking his line, and then I find some better lines on some corners. So I decided to attack and make the pass. It was not so difficult, and then I was controlling the race, not trying to don't use so much energy on that track. It's hot out there, so now the weekend start good. So hopefully tomorrow it's another day. It can be completely different. I know that. So stay focused, and thanks to my team, Monster Energy Yamaha Factory MXGP team. They did a great job, and let's see tomorrow. Amici, anche il sabato qua a Ottobiano è finito, gare di qualifica magnifiche con alcuni colpi di scena. Noi di Motocross My Passion vi diamo appuntamento domani, che sarà una domenica veramente stellare con delle gare fantastiche. Cerchiamo di tifare tutti i piloti al di là delle bandiere delle varie nazionalità, e poi come al solito vinca il migliore. Amici appassionati, ben ritrovati in Motocross My Passion con questa 12esimo round della Ghida. Sono qua con un'icona del mondo dell'enduro, la tabella rossa di Antonio Cairoli. Inizio di stagione in attesa della seconda manche dell'MX2. 2017 vince il quinto titolo mondiale. Contraddistingue il 2-2-2 Antonio Cairoli. Benvenuto su Motocross My Passion. A ninth title for Cairoli, who came home in second. Max Anstey came home. E vi ricordo, Motocross My Passion c'è.